Amici, oggi voliamo in Spagna con un dolcetto irresistibile, morbidi bastoncini all'interno, croccantissimi zuccherini all'esterno. Uno street food che vi farà innamorare al primo morso. Io sono Cooker Girl e oggi prepariamo i churros. Iniziamo! In un pentolino versiamo l'acqua, seguita dall'olio e infine aggiungiamo anche un pizzico di sale. Accendiamo il fuoco e facciamo sfiorare il bollore. L'acqua ha sfiorato il bollore, la tolgo dal fuoco, prendo la farina e la vado a mettere tutta in una volta all'interno del pentolino. Sempre fuori dal fuoco cominciamo a mescolare. Partiamo dal centro e andiamo verso l'esterno e dobbiamo ottenere una sorta di polentina. Quando andiamo a mescolare l'impasto possiamo in un certo senso spalmarlo, così che se ci sono dei grumi di farina li eliminiamo. Ottenuta la polentina, lo riportiamo sul fuoco, fuoco medio, e cuociamo per ancora circa 3 minuti. In questo passaggio dobbiamo far asciugare bene l'impasto. A questo punto prendiamo una ciotola e ci trasferiamo dentro la nostra polentina. La facciamo raffreddare 10 minuti, ma per rendere il processo un po' più veloce possiamo spalmarla sulle pareti della ciotola così che raffreddi prima. Da parte sbatto l'uovo così poi l'impasto lo assorbirà meglio. Ne andiamo a versare metà e mescoliamo. Non vi preoccupate se l'impasto sembra tutto meno che omogeneo, continuiamo a mescolare e vi assicuro che otterremo un impasto perfetto. La seconda parte dell'uovo e di nuovo facciamo assorbire. Allora amici, l'uovo non è tradizionale, ma noi abbiamo fatto un sacco di prove e vi assicuro che rende l'impasto super croccante all'esterno, mentre all'interno rimarrà morbido e golosissimo. Siamo quasi pronti per friggere, quindi prendiamo una sac à poche munita di bocchetta a stella. Vedete, io l'ho messa in una caraffa perché così è più semplice da riempire e andiamo a mettere all'interno il nostro impasto. L'olio è caldo, 180 gradi, iniziamo a friggere. Spremiamo l'impasto e lo facciamo cadere direttamente dentro l'olio e poi intingiamo la punta del coltello nell'olio così che non si attacca all'impasto e lo facciamo cadere. Friggiamo per 3-5 minuti mescolandoli spesso fino a quando sono super dorati e golosissimi. I nostri churros sono pronti, sono belli abbronzati e li possiamo scolare. Sono già perfetti così, ma noi li rendiamo ancora più sfiziosi passandolo nello zucchero. Poi amici, se vi posso consigliare, una punta di cannella nello zucchero li rende super profumati ed è la mia versione preferita. In Spagna spesso i churros vengono serviti con la cioccolata calda. Iniziamo versando il latte nel pentolino e poi setacciamo l'amido di mais, il cacao amaro e accendiamo il fuoco. Iniziamo a mescolare con una frusta e subito possiamo anche aggiungere lo zucchero. Sta sfiorando il bollore, ci togliamo fuori dal fuoco e possiamo aggiungere il cioccolato precedentemente fuso. E siamo pronti per l'assaggio. Un dolcetto che con la sua golosità mi trasporta in Spagna, dove li ho assaggiati per la prima volta nella bellissima Barcellona. Uno street food delizioso che ormai occupa un posto speciale nel mio cuore. E voi li avete mai provati? Fatecelo sapere nei commenti. E ora l'assaggio. Ciao amici!